Oggi ti andrò a spiegare che cos'è la tecnologia Indiba e perché cosa ti può aiutare nella tua pratica quotidiana e nelle tue patologie. Che cos'è Indiba? Indiba è una delle tecnologie più utilizzate in fisioterapia, è comunemente conosciuta come TECAR terapia elettrica capacitiva resistiva. Ma praticamente di che cosa stiamo parlando? Abbiamo un generatore di corrente, il generatore Indiba, a cui connettiamo un elettrodo attivo e una placca di ritorno neutra. Tra i due elettrodi interponiamo il nostro tessuto di trattamento, immaginiamo che questo sia il tuo braccio. Tra l'elettrodo attivo e la placca di ritorno neutra abbiamo un flusso di corrente che andrà dall'elettrodo attivo verso la placca di ritorno neutra. In realtà gli elettrodi attivi sono di due tipi. Abbiamo un elettrodo attivo chiamato resistivo e un elettrodo attivo invece chiamato capacitivo. Qual è la differenza tra i due? L'elettrodo resistivo, mettiamo qui sempre il nostro braccio, avremo un flusso di corrente che sarà più profondo. Quindi andrà ad agire più in profondità nel tuo tessuto e andrà a lavorare su tessuti più resistenti, quindi per esempio le tue ossa, i legamenti, le capsule, le articolazioni. Qui invece abbiamo l'elettrodo capacitivo. L'elettrodo capacitivo è un elettrodo che è rivestito da un materiale plastico, parliamo di un poliammide. Qui abbiamo sempre il tuo braccio, quindi questo è l'osso del braccio. Il nostro flusso di corrente in questo caso si manterrà più superficiale e la nostra azione sarà sul tessuto più superficiale del tuo braccio. Quindi ricapitolando, quali sono le tipologie di trattamento? Abbiamo detto che parliamo di un flusso di corrente capacitiva e resistiva. Qui vediamo gli elettrodi capacitivi che sono più scuri, gli elettrodi resistivi invece che sono questi posti posteriormente e sono metallici. Quindi capacitivo più superficiale e resistivo più profondo. In modo particolare utilizziamo anche un tipo particolare di resistivo, questo il longitudinale. Questo può essere sia ad uso intracavitario che extracavitario. Cosa significa? Intracavitario ci aiuta nel trattamento, per esempio, di patologie ginecologiche, perché ci permette di essere più specifici sull'area di trattamento. Tuttavia lo possiamo utilizzare anche extracavitario e quindi lavorare, per esempio, su spot algici. Vediamo meglio, l'elettrodo capacitivo mi lavora per esempio sulla tua schiena, sul tuo tessuto superficiale, mentre l'elettrodo resistivo lavora più in profondità su tendini, legamenti, capsule e ossa. Quali sono i parametri di applicazione? Di cosa stiamo parlando? Quindi stiamo parlando di una corrente elettrica che però tu non andrai a percepire durante il trattamento, che sfrutta una frequenza considerata alta. Dove andiamo a porre l'elettrodo attivo e la placca di ritorno? Le andiamo a porre tra il tessuto di trattamento, quindi la tua area di dolore sarà posta in mezzo tra il mio elettrodo attivo di lavoro e la mia placca di ritorno neutra, in modo tale da essere specifico sul tuo dolore. Movimento, velocità e pressione dipendono dal mio obiettivo di trattamento. Per esempio, se siamo in presenza, per esempio, di un gonfiore, vieni da me perché hai un gonfiore di caviglia, la mia manualità sarà più superficiale perché il mio tessuto e il mio obiettivo sarà quello di sgonfiarti la caviglia. E questo è possibile lavorando, per esempio, su dei vasi linfatici. I vasi linfatici sono dei vasi che sono molto superficiali e basta pochissima pressione affinché questi si chiudano. Quindi la mia manualità con l'elettrodo che mi andrà a sgonfiare la caviglia sarà molto superficiale. Diversamente, se tu vieni da me con una contrattura muscolare, io andrò ad eseguire una manualità un po' più forte, un po' più pesante per andare a lavorare su un tessuto che è quello muscolare che è più profondo, quindi per esempio della tua lombare, e per cercare di elasticizzare e decontrarre il tuo muscolo.
Il tempo di trattamento minimo è di 15 minuti. Il tuo fisioterapista Indiba potrà essere efficace e darti un ottimo risultato già in 15 sedute, in 15 minuti. Grazie per averci seguiti, continua a seguirci sul canale Indiba Active.